Benvenuti in un nuovo video. Non si vede tutto. Comunque, qui. Scusatemi la voce, ma non sapevo se registrarlo o meno. Oggi è 2 dicembre e sto parlando di registrare il video del calendario dell'avvento della Kinder. Però non lo apriremo solo, ma lo mangeremo anche. Quindi mi scuso la voce, ma non parlerò molto così. Non vi darò fastidio. E quindi oggi apriremo insieme il calendario dell'avvento. Prima di aprire il calendario dell'avvento, volevo sapere da voi se volete tipo, allora, una volta a settimana uscirà un video particolare, una bellissima challenge una volta a settimana e sicuramente sarà di venerdì. Poi appena vedrete la challenge vi dirò che ogni venerdì o ogni mercoledì uscirà quella tipologia di challenge. Però volevo sapere, essendo che tantissime case di alimentari hanno fatto i calendari dell'avvento. Volevo sapere se volevate anche in più una volta a settimana di aprire un calendario dell'avvento e di fare questo mukbang. Quindi fatemi sapere. Io direi di iniziare subito e di lì ho anche una tazza di latte calda, così inzuppiamo qualcosina. L'ho fatto proprio come mi piace a me. Non so come mettermi. Allora. 2, 2, 2, queste sono tutte le caselle, ma io non vedo il 2 dove sta, perché non iniziamo dall'1, iniziamo dal 2 e poi prima di arrivare al 24 apriamo l'1, perché oggi è 2. Eccolo qui, il 2 sta qui. Cosa c'è? Un ovetto della Kinder e quindi ce lo mangiamo. Eccolo qui, bellino. Oh. Oddio, è caduto la carta. Mettiamo la carta qui. Eccolo l'ovetto. Buonissimo. E quindi nella casella numero 2 abbiamo trovato l'ovetto. Io non sto guardando qua dietro perché qua dietro, infatti guardo così, oh, qua dietro ci sono tutti gli spoiler, quindi no, no, no. Poi andiamo con il 3. Oddio, con il 3. Andiamo con il 3 che sta qui, oh. Un altro ovetto. Andremo avanti di ovetti. Oddio. Un altro ovetto, questo qui alla carta azzurra, ma è Pasqua o è Natale? No, non lo sto capendo. Mero. Ok. Eccolo qua, semplice ovetto. La Kinder è la Kinder. Poi, numero 3, no, numero 2 già abbiamo detto, numero 4, penso che sia un altro ovetto. Un altro ovetto. Oddio, non lo riesco a aprire. Oh, eccolo qui. Un altro ovetto. Se andremo avanti di ovetti, mi arrabbio. Beviamo un po' di latte perché tra l'altro io sotto qui ho il pantalone in tema. Dove ve lo faccio vedere? Bisogna essere limpidi nei video. Cioè, non so se si vede o no, però guardate come è bellina questa tazza. Non facciamo vedere nulla. Poi, 3 e 4 l'abbiamo aperto, andiamo a aprire il 5. Se non altro ovetto mi arrabbio.
eccolo qui. Sembra un 2, ma è un 5 invece. Che cos'è? Un ovetto. Chi ha studiato il calendario della Kinder? Chi? Ma questo è un mukbang, quindi va mangiato. No, sono troppo buoni però questi ovetti, perché mi ricorda quello là grande, che mamma mia. Poi il 6 è più grande, mi emoziono. Bellino. È un pinguino, un pinguino. Sì, ma alla fine è sempre un ovetto. Eccolo qui. Adoro. Che buono. Questo si sentiva di più il gusto. Allora, il numero 6. Non lo trovo. Oddio. No, io non trovo il 6. Non c'è il 6. Ma già l'abbiamo aperto il 6? No. Ah, ma no, già l'abbiamo aperto il 6. Ma no, ma quanto sono scemo. Cioè, vi dico che questa è la mia colazione, perché sono le 7 di mattina, quindi. Oddio, lo sto facendo io. Vabbè, sembra un altro letto, eh. Io butto le carte lì per non fare la scostumata. Questo aveva un sapore diverso. No, forse era uguale. No. Numero 8 sarà un altro petto. L'ho rotto. Comunque mi sembra che quelli verdi sanno tipo di qualcosa di cereale, invece questi qua azzurri sono quelli là normali. Sì, però per me sono uguali, cioè. Eccolo qui. Casellina numero 9. Qua mo esce verde. È uscito verde. Comunque, secondo me fino alla fine andremo avanti gli ovetti. Comunque, tra il verde e l'azzurro è più buono il verde. Andiamo. Io aprirei il numero 1. Sì, andiamo a aprire il numero 1. Azzurro. Thank you.
questo è il verde. Cioè, è normale che io rompo le sezioni. Verde? Verde. Andiamo con il numero 11. No. Oddio, sto avendo il 17. Il numero 11. Questo è azzurro. Però la voce che mi se ne va e se ne vede. Potevano studiarlo meglio questo calendario. Cioè, ci sono pure delle barrette della Ken. Normale che io rompo le sezioni. Verde? Verde. Andiamo con il numero 11. Oddio, sto avendo il 17. Il numero 11. Questo è azzurro. Però la voce che mi se ne va e se ne vede. Potevano studiarlo meglio questo calendario. Cioè, ci sono pure delle barrette della Ken. Vabbè, perché io ho preso il piccolo. Perché mamma ha preso il piccolo. Lo faccio io a mamma. Prendimi un calendario dell'avvento. Ho preso il piccolo. Quindi fatemi sapere se volete che apriamo insieme il calendario della Kinder, quello grande. Sicuramente troveremo di meglio. Però questa è stata una prova pure per vedere se è un video che vi può piacere. Quindi fatemi sapere se ci piace o no. Arretirate. Ok? Numero 12. Verde, una cosa nuova abbiamo trovato. Buttiamo la carta. Beviamo. Mi ero come caldo, tengo le mani fredde. Sì, l'ho aperto, ma tutto a posto. Cioè, la casella numero 12 l'abbiamo aperta, per quale motivo? Vabbè. A posto di che numero poi l'abbiamo aperta? Di nessuno, l'abbiamo aperta così. Vabbè, allora la 13, vabbè, sempre un ovetto. No, è scioccata, mi devo andare a vedere assolutissimamente la clip di quando apriamo la numero 12. Cioè, ma senza un motivo. Oddio, se io mi stavamo parlando e l'ho fatto proprio e non me ne sono resa conto. Oddio, sto male. Casellina numero 14. Verde. Casellina numero 15. È azzurro. Azzurro, sì. Ormai ho capito come funziona.
Però secondo me li potevano alternare. Cioè, se fossi ovetti, ci sta pure quello grande, mettete pure qualcuno centrale di grande. Pokémon sta qua, nel 24, però perché se l'abbiamo aperto la 14, andiamo a aprire la 15. No, la 15 l'abbiamo aperta, andiamo a aprire la 16. Totom. Verde. Io però almeno l'hanno alternati, su questo. No, comunque a me piace tantissimo per i calendari dell'avvento, perciò spero che mi dite sì altri video così. Io vi farò anche appena finirò qua un sondaggio su Instagram, così anche da vedere, così la risposta arriva immediata. Però aspetterò anche voi. Andiamo con la 7. Azzurro. Eccolo qui. Oddio, come si apre questo coso? Ok. È caduto a terra. Eccolo. Eccolo qui, 18. Allora, provo rotta. Azzurro. Tu. Diciannove. E verde. Ok. Sì, comunque il verde è il più buono perché c'è tipo di cereali, quindi adoro. Mancano 4 caselline. 20. Tre caselline al pezzo forte. Cioè, vi immaginate se nella 24 mettevo un ovetto? No. Ventidue. Folle. Verde, ma prima come l'abbiamo mangiato? Azzurro, ok. Altre due caselline. Oddio, non ce la faccio più. Eccolo. Adesso. Prima di arrivare al 24, vediamo. Ho avuto un'idea geniale.
Poi ci manca la 23. Però chiudere in bellezza con la vetta azzurro no. Che poi ne abbiamo trovato. Allora, io spero che nella 24 c'è quello grande, però che sta nella versione verde con i cereali, ma lo sapete che è buono. Perché noi prima abbiamo trovato azzurro. Siete pronte? È sempre uguale. Non mi ricordo. No, io lo vedo diverso. Vediamo. No, è sempre uguale. Però ultimamente è sempre qua. Mi prote. Le abbiamo aperte tutte. Eccolo qui. Quindi calendario terminato. Guardate che c'è scritto qui. Un giorno dopo l'altro scopri quanto è dolce l'attesa del Natale. Noi in una giornata, quindi domani è Natale. Buon Natale. E nulla. Quindi fatemi sapere giù nel commento quello che vi ho chiesto prima, se vi fa piacere o non vi fa piacere. Io spero che questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!